Ciao a tutti, Paolo Brunelli da Senigallia, gelatiere. Facciamo un sorbetto di tradizione italiana a casa con ingredienti che abbiamo trovato questa mattina qui in cucina della mia arancia, dello zucchero, il semplice zucchero da barbabietola che abbiamo tutti a casa, o andrebbe bene in alternativa anche uno zucchero di canna. Mettiamo dello zenzero grattugiato per dare un po' di sprint in più e basta. La problematica è solo di un po' della lunghezza del procedimento perché dobbiamo fare questo liquido che poi dopo dovremo gelare una notte indicativamente nel nostro congelatore di casa e il giorno dopo poi prendere questi ghiaccioli di arancia con un po' di zucchero e andarli a frullare il giorno dopo nel frullatore. Quindi avere questa crema gelata che poi magari vedremo come aromatizzarla o renderla anche un po' più appetibile, più gioiosa. Andiamo nel procedimento. È necessario quando utilizziamo facciamo un sorbetto di agrumi, quindi di limoni, di pompelmo, in questo caso di arancia, di recuperare la parte aromatica che è la vera parte importante di aromaticità e di profumo che avremo poi nel sorbetto. Quindi recuperarla con l'utilizzo delle scorze, delle zeste, quelle che si chiamano tecnicamente zeste, che in questo caso ci darà proprio il carattere di questo sorbetto. Vedete nella sua semplicità che andremo poi dopo a lasciarle, o volendo le possiamo anche filtrare, le lasciamo nel liquido, quindi nel succo, nel nostro succo di arancia, che con il succo avremo l'acidità e la parte aromatica degli zuccheri e soprattutto le zeste di arancia ci daranno quell'apporto aromatico che vi dicevo prima. Quindi questo è fondamentale, il recupero. Arancio, provvediamo a metterlo in una bacinella per pesarlo, vediamo quanto ne è venuto fuori. Ecco, sono 200 grammi, quindi sono 30 grammi di zucchero. Poi prendiamo questo zenzero con il cucchiaio, al contrario, forse il metodo più veloce, più indicato per pelarlo. Vedete come viene via abbastanza agevolmente la scorza, stiamo pulendo, e lo andiamo a grattugiare anche questo un po' di zenzero per dare quindi questa aromaticità e persistenza gustativa che sicuramente il nostro zenzero ci dà. Misceliamo il tutto e mettiamo il nostro sorbetto liquido quindi a questo punto nei nostri stampini. Vi ripeto, va benissimo che quelli di ghiaccio che abbiamo a casa o al limite anche un pentolino, quindi avremo questo ghiaccio che era una sorta di ghiacciolo a tutti gli effetti, che poi domani mattina andremo ad emulsionare con un frullatore e avere quindi una sorta di sorbetto, anche se sarebbe più corretto definirlo una crema gelata, ma secondo me è un ottimo comfort food che va bene anche in questi giorni qui. Ok, quindi ecco il nostro prodotto ghiacciato, quindi arancia, zucchero, zenzero, che lo andiamo a frullare bene nel nostro frullatore, va benissimo qualsiasi frullatore di casa. Il nostro sorbettino d'arancia, andiamo a mettere sopra una sbrisolona, magari con un goccettino di rum se non ci sono i bambini. Eccolo qua. Quindi un sorbetto semplice semplice da fare a casa, mi raccomando, è uno pseudo sorbetto, chiamiamolo, e mi raccomando di stare a casa. Io sto a casa. Ciao a tutti.